Ciao artigiano, mi sono fatto il logo! L'ho tagliato da una lamiera di 5 mm con il plasma. Per spiegarti esattamente che cos'è il taglio al plasma, qui sotto in descrizione ti lascio direttamente un link a un paio di siti che lo spiegano semplicemente. Allora, imparare a usare il plasma all'inizio mi è sembrato semplice, perché? Perché ho provato sulla lamiera da 2 mm, poi come sono passato alla lamiera da 5 mm ti assicuro che cambia tutto. È molto importante tenere ad esempio l'arco elettrico perfettamente verticale e ti assicuro che dare una leggera inclinazione veramente non ci vuole nulla. Comunque, del risultato ne sono soddisfatto. Adesso ti mostrerò come l'ho realizzato, quindi ti mostrerò come ho usato il plasma per tagliare questa lamiera da 5 mm. Mi raccomando, seguimi sino alla fine perché ci facciamo gli auguri. Devo essere sincero, non l'ho mai fatto, giusto ho fatto qualche prova su pezzi di scarto, però a fare un vero e proprio logo su una lamiera da 5 mm è la prima volta. Allora, della lastra prendo la parte più liscia, che sarebbe questa. Gli do una pulita perché ci devo attaccare la carta con l'adesivo spray. Ora prendo una stampa. Allora, le stampe sono qua. Questa parte dove c'è scritto YouTube la elimino. Dato che non voglio che la lastra mi cada sui piedi, ci posiziono sui due cavalletti sotto, di modo che me la reggono nel momento in cui la taglio. Posso iniziare a fare il taglio vero e proprio. Qui ho piazzato una striscia di multistrato che mi farà da guida per fare il primo taglio, quindi sarà questo. Artigiano, non ti ho fatto vedere la macchina. Eccola qua. Questo è il taglio al plasma della Elvi PC33. PC sta per plasma cutter praticamente. È molto semplice. Praticamente l'unica cosa che ho fatto è ovviamente collegarla alla corrente, attaccare l'aria compressa dal compressore, regolare le atmosfere. Ora con questa manopola, in base allo spessore del materiale, 5 mm, dovrò regolarmi l'amperaggio. Taglia fino a 10 mm, quindi vedo un po'. Beh, si inizia.
Oh, bene, allora, 2 minuti per questa cornicetta, sono valsi la pena. Adesso inizio a fissarmela. Cosa mi è rimasto da fare? Da mettere 2 ganci dietro per poterlo appendere da qualche parte. Ovviamente non ti ho mostrato il momento in cui l'ho verniciato, ma sono andato fuori con una bomboletta, ho dato del trasparente. Artigiano, ci tengo a segnarti una cosa, sono dei supporti a rullo ripiegabili, sono robusti, hanno una portata di 60 kg, li ho pagati poco più di 20 euro l'uno con la spedizione. In descrizione ti lascio il link se vuoi andare a vedere le caratteristiche. Allora, nella foto c'è scritto portata 100 kg, ma sulla scatola ti assicuro c'è scritto 60 kg. Comunque 60 kg va bene. Sono fatti bene per il lavoro che devono fare, ovvero li utilizzerò sia col banchetto sega che con la pialla, con i pezzi lunghi, sia in entrata che in uscita. Quindi ne metterò uno in entrata e uno in uscita per aiutarmi a mantenere i pezzi pesanti. In pratica questi supporti a rullo li ho comprati dopo che mi è arrivata la segnalazione sulla stessa applicazione che ho sul telefono, l'applicazione di eBay ovviamente. Io qui sotto ti lascio dei link di eBay, quindi vatteli a vedere perché ci sono varie offerte, soprattutto sulla roba di fai da te. Perfetto artigiano, allora questo qui è il lavoro finito, l'hai visto. Ah, il video è in collaborazione con eBay. Poi mi resta solo da capire cosa fare di questo. Questo è praticamente la lamiera da dove ho ritagliato quello che ho attaccato lì sul pannello di legno. E sinceramente adesso come adesso non mi vengono idee su come posso utilizzarlo. Artigiano, non mi rimane che farti gli auguri per il 2018, quindi buon anno. Come si dice in questi casi, ci sentiamo tra un anno, se tutto va bene domani. Non mi resta che salutarti, stammi bene, ciao artigiano e buon anno.